Enrico, ti mando un messaggio vocale che faccio prima. Comunque, cioè, la situazione è abbastanza strana. E comunque, un po' di lavoro si sta muovendo leggermente, però è tutto molto a rilento, una roba incredibile. E soprattutto ieri è successa una cosa assurda. Dopo 3 mesi di lockdown e anche di più perché la mia, sai, il 944 non è che esce tanto dal garage, ogni tanto esce. Ho detto, ma sì, dai, andiamo con la mia ragazza, dopo facciamo, andiamo a prendere una pizza, facciamogli fare un giretto un po' lungo la macchina, almeno la faccio girare un po', controllo l'olio, sono le solite cose che si fanno alle macchine un po' vecchiotte. Niente, mangiamo la pizza, tranquilli, torno verso casa, mi ferma la municipale. E mi fanno una multa di 160 euro perché ovviamente la mia macchina è un euro zero e quindi non può circolare da nessuna parte in Piemonte. Ovviamente io questa normativa la sapevo, ma mi immaginavo che un'auto col CRS, con scritta all'ASI, con quasi targa oro, cioè una macchina, ti giuro, a 25.000 km, cioè veramente nuova, totalmente restaurata, assicurata come si deve, con la revisione appena fatta tipo 4 mesi fa, passata senza paura, senza niente, con tutto quanto potesse ogni tanto girare. È una macchina che fa veramente 1.000 km, 2.000 km l'anno. Nonostante ciò, mi hanno fatto una multa di 160 euro dicendo che queste macchine non c'è più, dicendomi qua se questa macchina può andare solo se fai la revisione o se ve lo sfascia carrozza. Questa è stata la loro risposta, in cui vabbè, io sono rimasto un po' interdetto e niente, è stata una roba assurda. Adesso io cercherò col mio club del Transaxle o comunque di mobilitare questa situazione perché è assurdo che levino una libertà del genere a una persona. Cioè io, noi in casa abbiamo, non è che abbiamo chissà quante auto, chissà quale pregio, cioè abbiamo questa Porsche, c'è cioè un Aston. Ma non siamo dei collezionisti di alto livello, però conosco persone che hanno auto di gran lunga più di pregio rispetto alle nostre e sono in questa situazione. È una roba assurda, non c'è più libertà di niente, siamo totalmente fregati in questo paese. Magari questa notizia, o magari tu che hai comunque più visibilità di me, che sono un privato cittadino, magari di tirar fuori questo discorso sempre di più perché ci stanno levando la libertà di tutto, ed è assurdo. Comunque ti saluto, un abbraccio e spero di vederti prima o poi a Milano, che tanto io vengo a lavoro, quindi prima o poi ci vedremo. Allora, questa è la prima volta in 300 video dove in sottofondo sentite una voce femminile. Beh, è quella di mia moglie che mentre sentiva queste parole anche lei non è riuscita a trattenersi. Cioè, di fronte all'assurdità di questa situazione, una donna alla quale gliene può fregare de meno, in questo caso gliene può fregare perché è la moglie di Bruce, ma che d'istinto se ne esce, non riesce a trattenere le parole, credo che sia il miglior commento per tutti i burocrati. Per tutti i politici, per tutti i tecnici che in questi anni si sono resi attori di queste nefandezze, nefandezze. E allora ho preso spunto da questa telefonata che pubblico, naturalmente senza il permesso dell'interessato, perché ragazzi, ne parleremo, ne parleremo, ne parleremo così tanto. Sarà l'appuntamento fisso della settimana. Faremo un appuntamento fisso dove sentiremo ingegneri, tecnici. Faremo parlare chi può fornirci dei dati affinché si faccia sentire la nostra voce. Perché se il motivo è l'inquinamento, allora noi ci faremo sentire sempre di più, con costanza, fino a quando in Piemonte e in tutte le regioni d'Italia che hanno bloccato il traffico al patrimonio artistico automobilistico italiano, capiscano che hanno commesso un'enorme boiata. State connessi qui su Bruce Garage, domani sera diretta, stasera chiamo voi, Saturday Bruce Live, e questo sarà un argomento del quale parleremo tantissimo. Io l'ho detto già in tanti video, in tante dirette, ho detto è assurdo che per sempre uno che abbia una Fiat 500 o una Ferrari testa rossa
in Piemonte non la possa più usare. In Lombardia siamo messi uguali, in Veneto poco peggio, in Emilia-Romagna non si capisce, forse a Roma si può andare, nelle Marche no, in Sicilia sì, in Puglia sì, cioè faremo chiarezza anche per capire cosa deve fare uno con queste auto storiche, perché se non volete farcele più usare, allora smettiamo anche di pretendere CRS, smettiamo di pretendere anche bolli agevolate, assicurazioni agevolate. Se sono dei soprammobili, detassateli. Ciao.